forse la squadra ha alzato troppo presto il calciatore. Non lo so e non mi interessa. Le uniche tre cose che sono funzionate sono la difesa che ci ha tenuto nel secondo tempo, soprattutto che ci ha tenuto in piedi, il fatto di aver ruotato 10 persone, 10 veramente stasera, e il fatto di aver vinto di poco, perché se avessimo vinto di tanto sicuramente avremmo giocato con la stessa superficialità con cui abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti anche martedì in gara 2. Invece l'incazzatura mia è spogliatoio. Incazzatura di qualche giocatore che sa che non sempre vincere in questo modo va bene, okay? Ci farà alzare gli antenne, ci farà fare una gara 2 migliore. Se giochiamo come gli ultimi 10 minuti non abbiamo speranza. Era l'avversario che ti aspettavi? Sì, questo è un avversario forte, un avversario che se non perde inopinatamente in casa con Virtus Imola finisce primo nel suo girone. Assolutamente l'avversario che mi aspettavo. Un dominio pressoché totale, rimbalzo 25 pallone in più catturati, però c'è una Sì, ma se ne perdi 20, 25 che catturi, li puoi buttare giù dal punto di calafuria. Teniamo conto che tutte e due le squadre avevano giocato una gara 5, quindi non si può mai dire il perché, il per cosa di quando succedono le cose. Sicuramente non eravamo stanchi, perché con i giocatori, quello che ha giocato meno ha giocato 14 minuti, quello che ha giocato di più ne ha giocati 25, non potevamo essere stanchi. Sicuramente abbiamo smesso di eseguire, abbiamo smesso di attaccare e, come ho detto alla squadra in spogliatoio alla fine della partita, alla sesta partita in poco più di 15 giorni, non possiamo più permetterci tempini da 5 punti. Se no è giusto questo campionato qua lo vincano gli altri, noi non ci andiamo neanche vicino. Chiedo di giocare meglio, chiedo di giocare meglio, di giocare un pochino meglio, di giocare gli ultimi 4 minuti. Di non rischiare di perdere la partita, perché basta due possessi, due canestri che sono usciti, siamo qui a parlare di un altro risultato, se vogliamo puntare a provare a vincere questo campionato. Se invece ci accontentiamo di giocare una partita alla volta, perdiamo martedì, poi andiamo a Iesi, vediamo cosa succede, ma forse una la portiamo via, ci ritroviamo qua a gara 5, poi la palla gira e esce. No, no. I ragazzi lo sanno, abbiamo fatto letteralmente schifo gli ultimi 10 minuti, così non è il modo per andare avanti in questa serie. È ottimo, ma quello è sotto gli occhi di tutti, cioè, sono cose incommentabili. Cioè, quando tu vai più 17, più 18, vuol dire che tutto funziona, o quasi tutto. Insomma, ci sono gli altri che sono anche mediamente bravi, una squadra di medio talento che è riuscita anche a vincere 12 partite consecutive nel girone di ritorno. Quindi non è che stavamo proprio giocando contro l'Atletico Van Gogh, che qualcuno di voi si ricorderà, ok? Stava giocando contro una squadra buona e non ti puoi permettere queste cose qua, perché poi bastano due episodi, un fischio, un non fischio, un errore, un nervosismo, una bomba e la perdi. Non va Quindi bene, non va la bene. serata ti va a posto. Ma sì, ma non mi interessa, a me, io sono contento perché ho vinto, io voglio provare a vincere questo campionato qua.